Continua a rimanere critica la situazione del maltempo a San Marco in Lamis, nel Foggiano, dopo il nubifragio di 3 giorni fa. Anche ieri le piogge non hanno dato tregua ed il rischio frane rimane elevato, come ha confermato a Speciale News un dipendente comunale da noi contattato telefonicamente. Intanto è stata ritrovata piena di fango la macchina di un 24enne attualmente disperso. Si trovava in un canale di scolo. Ucraina e Russia, dopo giorni di tensione, hanno firmato ieri un cessate il fuoco fra ucraini e filorussi scattato alle 18 di ieri, ora italiana. Il piano, suddiviso in 14 punti, ha avuto anche l'avallo delle autoproclamate repubbliche di Lugansk e Donetsk e anche da parte dell'OSCE. Si spera che la tregua possa essere duratura, come ha confermato il segretario generale della NATO, Rasmussen. Oggi i primi due anticipi della seconda giornata del campionato di calcio di Serie B. Alle 18 Latina Crotone, i laziali al debutto in attesa della prima di campionato da affrontare contro il Vicenza, affronteranno i siciliani reduci dal KO ad opera della Ternana. Alle 20:30 a Brescia-Livorno, i padroni di casa vogliono i 3 punti ed altrettanto i livornesi dopo l'altalenante avvio di una settimana fa. Da lunedì 8 settembre parte la nuova informazione di Speciale News. Nuove sigle grafiche per essere al passo coi tempi in alta definizione e digitale. 4 appuntamenti scandiscono il ritmo delle notizie. Nuovo giorno dal lunedì al venerdì alle 7:30, il sabato e la domenica alle 8. Alle 13 dal lunedì al venerdì Sport Report, il TG sportivo. Alle 19 l'edizione principale del telegiornale di cui potete vedere nelle immagini il nuovo studio condotto da Mimmo Siena ed il riepilogo della giornata alle 22. Alle 8 del mattino le previsioni del tempo ed a fine settembre ritorna Radio Sport con i tradizionali appuntamenti del sabato, della domenica e del lunedì.